traduzione del pezzo stesso di uno specialista di cassetto capovolto. Nella seconda fase si simulerà la discesa da un pozzo aereo, da un mezzo aereo, con il quale gli specialisti SAF operano generalmente congiuntamente con gli specialisti di cappellista. Ritorniamo alla nostra tradizione, come dicevo prima. Quello che state vedendo in questo momento è la salita alla scala contraventata che i colleghi stanno preparando. Il tutto in assetto contraventato, effettuato con funi dal diametro di 20 mm e tenuto da quattro operatori che siano ben coordinati e sincroni. Diciamo fanno onore alle persone del comando di Ragusa, perché se dividete il numero di interventi pro capite per il numero di vigili vedrete che è un grande lavoro. Siamo contenti anche per la riuscita di questa manifestazione, perché devo dire c'è stata una partecipazione sia di personale in servizio che di personale in congedo massiccia e totale. Abbiamo cercato, facendo un piccolo saggio professionale, di dimostrare due nuove professionalità del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Uno è il SAF, che vuol dire spelio alpinistico fluviale, sono delle persone che tramite e li trasportate, che quindi tramite elicottero giungono in qualunque posto e possono accedere con queste tecniche a qualunque posto, e quindi possono portare soccorso in qualunque posto. L'altra specializzazione è la NBCR, che vuol dire nucleare, biologico, chimico e radiologico, che è una specializzazione relativamente nuova che diciamo stiamo riprendendo perché ci possono essere in qualche modo timore di attentati e perché ci possono essere sversamenti di sostanze chimiche varie, e quindi diciamo noi in ogni caso, anche se la cosa non è probabile, ci prepariamo. Entrando nel discorso Ragusa, la provincia di Ragusa rispetto alle altre province ha un comportamento di spesa notevolmente inferiore. E quello che è interessante dall'analisi dei dati disponibili è che a Ragusa si assiste ad un fenomeno di riduzione delle ricette, il che significa probabilmente una maggiore appropriatezza di diagnosi. E ovviamente non solo fanno delle ricette meno ricciotte, ma quando possono, all'interno della ricetta, potendo fare una scelta, scelgono il farmaco che presenta il miglior costo rispetto agli altri. Si è trattato di mettersi, diciamo, in discussione rispetto a un modello prescrittivo, in maniera da dare un migliore servizio alla cittadinanza migliorando la prescrizione. Quindi l'obiettivo non era quello della semplice riduzione della spesa farmaceutica, che si può anche raggiungere con dei metodi terroristici, ma quello che migliorando la prescrizione si risparmia anche, e questo noi lo stiamo dimostrando con i dati, perché in questo momento siamo a un 7,5 punti in meno rispetto alla media regionale, che tradotto significa parecchi soldi. A questo punto il dialogo con l'azienda per noi è importantissimo,
Allora aspettiamo che l'azienda ci confica per vedere cosa bisogna fare per tutto, sia per il personale sia anche per gli ospedali, che in questo momento gli ospedali del Civile Maria Paterno Arezzo vanno bene. Se c'è una riforma del genere che annulla magari questa figura professionale, che fine farebbe? No, no, sicuro. Ah, perché 100.000 posti sì, ma quanti se ne vengono? Assai. Però se noi ci muoviamo, i colleghi a tempo determinato se ne fregano di noi. Ho fatto uno sciopero, ero l'unico, capisci, sciopero, dai. Ma che scherziamo, cioè? Poi noi ci siamo a dire a presto, con noi ti fanno sciopero. Per 30 euro o mesi in più. Io non lo so. Questo sta caputo, ma passano del ruolo, ma ci sono ricettori, il Ferrari, il Gatte, c'è uno che passa del ruolo, che ha fatto... Però c'ha una scuola. Vabbè, intanto rispondiamo, colleghi, intanto... ...della fattispecie, per le superiori, anche se facendo il decreto, di qua alla prossima programma, noi diciamo che il primo settembre, per le superiori, la bloccheremo. Noi intendo l'eventuale forza politica in mano. E questo per le superiori, per la media... materne ed elementari, e quindi io non sarei così pessimista, anche se dovessimo farlo nel peggiore dei modi. Voglio fare un esempio, lo scientifico ci sono le materie, scusate gli occhiali, allora, materia letteraria 0,51 per esempio, meno 8 ore, e lingua meno 7 ore, per arrivare ci sono istituti addirittura, istituti tecnici, dove si arriva a meno, economia aziendale meno 21 ore. Ora, cioè, se la scuola deve andare avanti, se la scuola deve essere un incentivo perché questi ragazzi possano lavorare bene, essere preparati... Mi dovrebbe spiegare il ministro Moratti o chi per lei come questi ragazzi devono presentarsi ad una società. Voglio dire ad Angela che ha detto prima che siccome i vecchi non possono prendere gioielli, una settimana anche un vecchio che ha 102 anni dall'altro punto. Se no, io voglio raccontare un fatto che c'è un saluti. E Giulia si mi ha avvicinato. Ho tanto da fare, domani voglio andare a vedere i miei figli, ho tanto nella vita da fare. E adesso vai via, vale niente. Che l'uomo è questo valore, il suo sia che a una settimana, sia che a... E l'altra settimana in Calabria, e chi sono io? Perché ho cominciato veramente a lavorare, volevo dire l'angelo, non è vero che i bambini tanti sono rapiti, sono fatti guerrieri, sono fatti soldati, invece di distruggere lo protegge, lo sostiene, è il destino della mia vita. Ballo finale e poi vi daremo un regalino a tutti. Aprite le braccia, non vi toccate. Se vi toccate vi allontanate. Ah, giù le braccia, ditemi una cosa. Vi siete divertiti? Sì! Non sento! Sì! Molto tanto tantino tantone? No! Le fotoschifie? Le fotoschifie sono quelle che vengono brutte. Le fotografie sono quelle che vengono belle? Belle! Le fotoschifie vedi sono quelle che vengono? Brutte! Quelle che vengono belle si chiamano foto? Perfetto, attenzione, attenzione, balliamo tutti insieme e diciamo evviva il carnevale! Yeah! Dopo la musica! Sensual, un movimento sensual! Sensual, un movimento sexy! Sexy, un movimento sexy! Sexy, che se viene solo su con este baile che è assurda! Bomba, ma io mi sto sola! Bomba, ma lo sai che è una Grazie alle associazioni dell'associazione pedagogica, la Gian Battista Odierne, anche il centro didattico Paolo Vetri. È iniziato per noi col denale. Ci siamo riuniti qui con alcuni bambini, con tanti bambini come avete visto, tutti colorati, tutti mascherati. Abbiamo giocato, abbiamo ballato, abbiamo fatto tantissime cose, magia, abbiamo coinvolto i grandi. Insomma, è stato un pomeriggio divertente e all'insegna del divertimento, ma soprattutto della gioia.